Salve amici, bentornati nel mio canale. Alcuni fan del canale mi avevano chiesto come fare il detersivo per lavatrice liquido. Ed eccoci qui, facciamolo insieme oggi. La base del mio detersivo liquido è il Marsiglia, ovvero il vecchio sapone fatto in casa, che sono andata a grattugiare prima. L'isciva, ovvero la vecchia candeggina della nonna. Bicarbonato. Bucce di arancia essiccate prima. Sale fino. Aceto di vino bianco, che sono andata a conservare invece di buttare quando ho fatto i miei sottaceti. Se non abbiamo la lisciva, possiamo usare la soda da bucato, facilmente acquistabile. Vado a tagliare la buccia essiccata di un'arancia per rendere il mio detersivo profumato, aromatizzato. Magari in un prossimo video vi farò vedere come fare il sapone fatto in casa, il vecchio Marsiglia, a base di olio di oliva. Per questo vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina così da ricevere le notifiche e rimanere sempre aggiornati. Aggiungo alle bucce 750 ml di acqua e lascio cuocere a fuoco alto fino a bollitura. Poi spengo, chiudo con il coperchio e lascio riposare 20 minuti. Scolo. Se non sapete come conservare ed usare le bucce d'arancia, cliccate l'icona sopra che vi porterà direttamente al video. Verso il liquido aromatizzato in una vecchia pentola, aggiungo 250 g di sapone grattugiato, mescolo, accendo il fornello e da fuoco basso continuo a mescolare fino a quando il sapone è completamente sciolto. Aggiungo 3 litri di acqua, facendo attenzione che ogni volta che verso un litro dentro la pentola vado a mescolare. Grammi di sale. Due bicchieri di aceto, ovvero 200 ml. 500 ml di lisciva, ovvero la vecchia candeggina della nonna. Se non sapete come si fa, cliccate l'icona sopra che vi condurrà direttamente al video. Se non l'abbiamo, aggiungiamo una tazza di soda da bucato, ovvero 150 g. Due cucchiai pieni di bicarbonato, ovvero 120 g. Lasciamo cuocere a fuoco alto, ricordando di mescolare di tanto in tanto.
Dopo 30 minuti si forma uno strato sopra il nostro composto, questo è il sapone. Al centro o lateralmente di esso e fuori escono delle bollicine. È tempo di spegnere il fuoco, coprire con un coperchio. E mettere in un posto lontano dalla portata dei bambini. Dovrà riposare per almeno 24 ore. Trascorse le 24 ore, riprendiamo il nostro preparato. Nel frattempo ho preparato alcuni contenitori riciclati, li ho lavati e igienizzati. Ecco come si presenta il nostro preparato. Agitiamo con una frusta da cucina per pochi secondi. Ottimo risultato! Che bel profumo! Sembra il vecchio detersivo Ava. Aiutandoci con un recipiente ed un imbuto, andiamo a riempire i contenitori a metà. Sicuramente vi starete chiedendo perché a metà. E lo spiego. Praticamente il sapone tenderà a solidificare. Questo significa che ogni volta che lo userete per metterlo poi in lavatrice, direttamente sui panni oppure nel misurino sopra, dovrete agitare il contenitore. Riempiti a metà ci faciliterà il lavoro. Chiudiamo i nostri contenitori. Agitiamo i nostri contenitori nuovamente per pochi secondi. Ed andiamo a conservarli in un posto fresco e buio. Si manterranno di qualità invariata fino ad un anno dopo la preparazione. Andiamo a conservare. Io amo versare il mio detersivo liquido per lavatrice profumato direttamente sulla biancheria, dentro la lavatrice stessa. Lo uso per tutti i tipi di lavaggio. Per la biancheria più sporca ne aggiungo un po' di più, tanto non mi è costato niente. Ciao amici, alla prossima!